Buon pomeriggio splendori, ben ritornati sul mio canale YouTube. Perdonatemi un po' l'imbarazzo, perdonatemi se sono un po' impacciata, perdonatemi anche se lo sguardo sembra un po' così stralunato, ma devo ancora abituarmi a girare dei video per YouTube. Un conto girare dei mini video da 15 secondi per Instagram o per Musical.ly e un conto girare dei video di qui su YouTube. Quindi perdonatemi, perdonatemi, ci farò l'abitudine. Quest'oggi, diciamo, è il mio primo video ufficiale dove decido di mostrarmi. Per farlo ho pensato di rompere un po' il ghiaccio con un video banalissimo, un video haul. Sono recata da OVS. OVS qui a Roma, vicino casa del mio fidanzato, ha uno stand Essence, in realtà tantissimi altri stand, ma io vado prettamente per lo stand Essence. Necessitavo di alcune ciglia finte che avessero incorporato una buona colla, quindi non volevo colle un po' di dubbia provenienza, ho preferito recarmi appunto da Essence. Recatami lì, ho trovato un po' di cosine nuove, un po' di sconti e ne ho approfittato, ma vi mostro subito cosa ho acquistato. Inizio parlando dei prodotti della limited edition che ho acquistato. Stranamente c'erano ancora alcune cosine non strasbocciate, non aperte, non rovinate, quindi le ho acquistate. La prima è questa, spero vediate. Ok, è praticamente una simil busta del latte. All'interno è contenuto un lipstick remover, un prodotto per rimuovere i lipstick, i rossetti liquidi principalmente perché sono quelli più resistenti. È un tubettino così e non vedo l'ora di provarlo, sicuramente lo proveremo insieme in un video. Se vi interessa saperlo, il costo di questo è 2,99 euro. Stessa cifra, vi mostro prima queste per la stessa cifra, sono le ciglia finte di cui vi parlavo prima, 2,99 euro, le indosso quindi non posso mostrarvele. Mentre invece per 1,89 euro ho comprato queste, spero metta a fuoco, sono praticamente degli adesivi 3D per unghie che utilizzerò per i close-up. Avrei comprato tantissime altre cose Essence perché lo stand era davvero fornito e non tutti i prodotti erano sbocciati, toccati, rovinati, ma ragazze, tutto quello che cercavo, come per esempio il mascara volumizzante con il mango, non c'era, non c'è da nessuna parte, è introvabile. Recatami alla cassa, però ho visto uno stand con tantissime maschere, non quelle in tessuto ma quelle in tubetto. C'era anche un'offerta, questi tre maschere, la terza, quella che costa meno, la paghi un centesimo. Ho chiesto alla ragazza se era disponibile l'offerta su tutti i prodotti lì in mostra e mi ha detto di sì, così ho voluto cedere un po' di maschere. La prima è lei, Mascara Peel Off all'argilla nera della Montagne Jeunesse. Io utilizzo le loro maschere in tessuto, mi piacciono tantissimo. Questa per me è una novità, l'ho vista sempre online e ho voluto acquistarla. Il costo è 5,99. Per approfittare dell'offerta ho voluto provare due maschere di questa marca che si chiama BOJ. C'è anche scritto qui Tested by l'estetista scenica che sicuramente conoscerete tutte. Queste due maschere per me sono una novità, ma ragazze, se sono davvero valide, vi confesso che domani prenderò anche le altre che appunto proponevano. Per ora ho ceduto a Bye Bye Panda, che è una maschera per le occhiaie che questa sera proverò, e poi questa maschera rinfrescante. Questa per le occhiaie, se funzionasse, domani appunto correrei a comprare le altre. C'era anche quella contorno labbra, c'era anche una maschera per la notte, forse, non ricordo bene, comunque c'erano altre proposte. Queste costavano 3,99, ma una delle due mi è costata solo un centesimo. Ragazze, lo shopping termina qui. Spero che il video vi sia potuto piacere, vi sia stato utile. Perdonatemi ancora per lo sguardo un po' stralunato, per il fatto di essere molto impacciata. Vi prometto che migliorerò, vi prometto che proporrò anche dei contenuti con una qualità un pochino più alta. Intanto vi mando un bacio, grazie a tutte voi che guarderete il video e per qualunque domanda o scrivetemi qui tra i commenti oppure in direct su Instagram.